È ormai una tradizione dell'estate, il tuffo nell'Arno al canto alla rana per il presidente Eugenio Giani, un momento per porre l'attenzione sulle politiche della regione toscana per l'acqua, i fiumi e la loro gestione, ma anche un'occasione per celebrare il Fiumicel che nasce in Falterona di dantesca memoria. È un segno di riconoscimento per la bellezza di questo territorio, per la promozione e la valorizzazione del corso dell'Arno, che è il fiume madre per il centro della Toscana. E io ritengo che sia molto importante proprio questa attenzione alla natura, questa attenzione all'ambiente, che attraverso il tuffo in qualche modo focalizza quello che è lo stato dell'Arno proprio in questi punti e rivela la sua bellezza. Vuole essere un messaggio, il mio, di rilancio sugli interventi di attenzione, sia sotto l'aspetto della depurazione, quindi del mantenimento della pulizia dei nostri fiumi, come in questo caso, ma anche di attenzione a un'economia circolare. Scopo dell'iniziativa è proprio quello di studiare sinergie e progetti per tutelare corsi d'acqua e territori, anche con l'obiettivo di renderli maggiormente fruibili in chiave sostenibile. Questo tratto è all'interno di un contratto di fiume, sta dentro al contratto di fiume Patto per l'Arno, che comprende tutto l'Arno dalle sue sorgenti, appunto da qui, da Prato Vecchio Stia, fino alla foce, e in particolare proprio qui nel tratto casentinese abbiamo sviluppato un contratto di fiume H2O Casentino, che ha come tra i tanti obiettivi quello di garantire una corretta fruizione del fiume e una corretta godibilità di un ambiente fluviale. Il parco alla rana è proprio l'esempio di tutto questo, perché è un parco molto vissuto sia dalla comunità locale ma anche tanto apprezzato dai turisti che vengono nel territorio. A fare da cornice alla giornata è stato il parco del Canto alla Rana, un'oasi di pace amata dagli abitanti del Casentino ma anche dai tanti turisti che ogni anno scelgono questo luogo per trascorrere una vacanza nella natura. Questo è uno dei nostri luoghi simbolo, devo dire, perché unisce la natura al divertimento, allo stare bene, al mangiar bene, quindi è davvero un luogo in cui centinaia e centinaia di persone tutti gli anni, tutte le estati vengono, soprattutto anche da Firenze, da Arezzo, da tutti i paesi vicini, ma anche da molto più lontano, perché poi c'è un bellissimo parco avventura e abbiamo turisti dall'Olanda, dal Belgio, che ormai sono degli habitué e vengono in questo parco bellissimo. Noi da sempre, noi che ci viviamo, per noi è anche il nostro mare, come spesso diciamo, e proprio per questo ci fa particolarmente piacere avere il presidente, come ogni anno ormai è diventata una tradizione, qui con noi oggi.